Cari amici, sono Orfeo, Orfeo, il cantore della Tracia. Appaio a voi in forma virtuale, perché io ormai da tanti secoli vivo nel mondo, felicemente, nel mondo delle ombre. Sulla terra avevo perso la mia cara Euridice, e qua l'ho ritrovata. Allora vi spiego perché. Io, che sono una persona piuttosto appartata, ho inteso venire qua da voi, amici miei, sul web, perché c'è un blogger che si chiama Banana Split 234, il quale continua a sollecitare l'altro blogger Serafino Massoni e gli continua a chiedere degli interventi sul web. E l'ultima richiesta gli ha fatto il blogger Banana Split 234 al blogger Serafino Massoni è quella di parlare dell'ecologia in rapporto al patriarcato, no? Siccome il patriarcato ha provocato tanti danni, specialmente quando ha messo al mondo il capitalismo, così ha detto. Così Banana Split voleva sentire Serafino Massoni, il parere di Serafino Massoni. Ma io ho visto che Serafino Massoni si trovava in difficoltà perché il tema è complicato, allora sono intervenuto io, ho deciso di intervenire io al posto di Serafino Massoni, perché io la faccenda la conosco. E vi spiego perché, amici miei, ve lo spiego subito. Orfeo il trace, Orfeo il cantore, vi spiega subito come stanno le cose. Dunque, io sono quello che ha, diciamo così, teorizzato la metempsicosi, la trasmigrazione delle anime di tutti i viventi, di tutti i viventi, uomini e animali, la trasmigrazione delle anime. Poi sono venuti i miei successori, Pitagora per esempio, infatti quando si parla di me si dice la scuola orfico-pitagorica. Ma che c'entra la scuola orfico-pitagorica con l'ecologia e con tutti i danni che il capitalismo provoca, capitalismo che è il figlio del patriarcato, con tutti i danni che il capitalismo provoca al pianeta Terra, agli esseri viventi? C'entra, perché siamo noi orfici pitagorici che abbiamo detto che il grande peccato compiuto dall'umanità, cioè l'umanità è cascata dall'età dell'oro all'età del ferro e ci si trova ancora, magari si trova in un'età di un metallo ancora più vergognoso e non saprei cosa dire, perché l'umanità è precipitata dall'età dell'oro bella, felice, che è quella del matriarcato, è precipitata nel patriarcato e poi nell'ultima filiazione del patriarcato, che è il capitalismo, a causa di una colpa. E sapete qual è questa colpa? Mica è quella della Bibbia. Io ce l'ho qua, vedete, qua nel web, io me la leggo la Bibbia, Vedete la Bibbia, io ce l'ho la Bibbia qua, sono informato. La colpa, il peccato originale, che per la Bibbia, per il popolo ebraico, il popolo monoteista, e sarebbe la famosa mela, no? Che Dio dice ad Adamo ed Eva: mangiate tutto quello che volete, ma non i frutti, quel frutto di quell'albero lì. E invece Eva dice ad Adamo: no, mangiamolo, e vi riseguito. No, quella è una cosetta piuttosto semplicistica, c'ha il suo significato, pure quella, però no. Il peccato originale consiste in questo, che ci fu un giorno in cui, per soddisfare il proprio appetito, gli uomini decisero di uccidere gli animali. Gli uomini decisero di uccidere gli animali. Incominciarono a mangiare gli altri esseri viventi. Quello è il peccato originale, e da quel peccato noi non ci siamo più, cioè voi mortali che non siete ancora morti, voi non vi siete più liberati. Non si mangiano gli altri esseri viventi, non si mangiano,
Voi siete tanto informati, lo sapete, vero, che in India, per esempio, in India non si uccidono le mucche, si mangia il latte, si beve il latte, non si mangia la carne della mucca. Il maiale? Il maiale? Perché il maiale è sacro? Perché il maiale non lo possono mangiare i semiti? I semiti? E attenti, che voi avete fatto una contaminazione della parola semita. Quando voi dite antisemitismo, voi vi riferite agli ebrei. Un antisemita sarebbe un antiebraico. No, 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 no. Semiti, andate a vedere sul vocabolario, semiti sono tutti i popoli arabi. E anche gli ebrei sono arabi. Anche gli ebrei. La distinzione tra ebrei e arabi non è etnica, razziale, è culturale, culturale. È religiosa e basta. Non c'è nessuna distinzione razziale. Semiti sono gli arabi, gli ebrei e tutti i popoli che fanno parte di questo ceppo arabo. Allora, perché non mangiano i semiti il maiale? Perché era sacro il maiale. Il maiale era sacro. La parola porcellana, la porcellana, la porcellana, deriva da quel piatto che era adibito a metterci dentro, piatto, zuppiera, a metterci dentro il cibo per la scrofa. E porcellum, porcellana, porcellum, porcellana, era particolarmente sacro nell'isola di Creta. E certo che non si poteva mangiare la scrofa, non si poteva mangiare la carne del maiale, dove all'interno del mondo dei maiali c'è la maialessa, la scrofa, che ti mette al mondo 50-100 bambini, il simbolo della fertilità. Tu non puoi mangiare il simbolo della fertilità. E anche oggi, anche gli ebrei, anche per gli ebrei non si può mangiare la carne del maiale. È scritto nella Bibbia, nel Levitico è scritto, Levitico 10,16, e va considerata immonda la carne del porco. È immonda la carne del porco, è scritto qua, nella Bibbia, è scritto nella Bibbia. Però da quando l'umanità ha cominciato a mangiare un altro essere vivente, è iniziata la maledizione dell'umanità. Perché non rispettare un altro essere vivente, semplicemente perché ci si ritiene superiori, quanta prosopopea in questa faccenda della superiorità, è anche la Bibbia che lo dice la Bibbia, che gli uomini sono superiori agli animali. Ma queste cose non ha mica mai dette, per esempio, Giordano Bruno era un eretico per tanti motivi, ma anche perché diceva che siamo tutti uguali, non c'è nessuna differenza tra un uomo e una mosca. E aveva ragione, quanta presunzione che c'è in noi. E la presunzione è l'altra faccia della disperazione. Siamo disperati, per cui diventiamo presuntuosi per dimenticare la nostra disperazione. Allora, quando abbiamo mangiato il primo animale, è stato compiuto il peccato originale. Da quel momento non c'è stato più rispetto nei confronti del pianeta. Cioè, è iniziato il saccheggio del mondo animale. Si può vivere benissimo senza mangiare gli animali, si può vivere del latte, dei derivati del latte, si può vivere delle uova, si può vivere con i frutti, con le noci, con i legumi, si può vivere con i legumi, con i fagioli, con i ceci, con le lenticchie, non si uccide nessuno, come si sta bene con i legumi. I legumi hanno le stesse proprietà della carne e fanno bene. La carne invece fa male. Giusta nemesi storica che vi fa venire la gotta e tante altre brutte malattie. Vabbè. Ecco, e tutto nasce quando viene ucciso per la prima volta un animale, un essere vivente, ai fini dell'alimentazione. Tutto il resto segue facilmente. Ecco, io sono Orfeo, sono io che vi dico queste cose, quindi penso che Banana Split 324 sia soddisfatto. Va bene? Quindi saluto sia il blogger Banana Split che il blogger Serafino Massoni, al posto del quale io ho parlato ed è stato meglio così. Va bene, tanti saluti da Orfeo, che se ne ritorna nel mondo delle ombre dove si sta benissimo.